sicuramente conoscerete o almeno avrete visto questi particolari cartelli stradali nelle nostre strade. Per qualcuno è arte, per altri invece vandalismo. Noi siamo andati a Firenze a conoscerne l'autore, Clet Abram. E via, partiamo per la città e affrontiamo il nostro viaggio sinuosi tra le curve della Consuma. Arriviamo nella splendida Firenze e ci mettiamo subito alla ricerca dell'artista. Il suo studio, il pensatoio dove crea e mette su carta o cartello il suo genio, è situato nel cuore del quartiere di San Niccolò, una delle zone più caratteristiche della città. In via dell'Olmo troviamo già i primi segni inconfondibili del passaggio di Clet, quindi entriamo nella sua tana per dare, prima dell'arrivo dell'artista, un rapido sguardo alle sue opere. Ed eccolo che arriva Clet, a cavallo della sua bicicletta, come ce lo immaginavamo, con l'aria del vero artista, ma con l'espressione umile di chi ha i piedi per terra nonostante il successo. Chi è Clet? Allora, io sono di origini bretone e mi sono trasferito in Italia nel 90 per andare a Roma. E dopo 3 anni andai in Casentino, dove poi passai 10 anni di vita, facendo all'inizio il falegname e il restauratore di mobili, comunque con l'ambizione di diventare artista, e poi appunto questo passaggio fu a Poppi nel 2000, credo. Aprì uno studio in centro Poppi Paese, fu subito un successo, tra virgolette, nel senso che da allora non ebbe più bisogno di fare il falegname. E in Casentino è arrivato per caso o l'ha spinta, diciamo, non so, il paesaggio o comunque... No, fu più... In realtà a Roma incontrai una ragazza tedesca di cui mi innamorai e poi lei rimase incinta molto presto di questo ragazzo qua. E, solo che già all'epoca io tentavo di fare l'artista, quindi ero uno squattrinato. Allora avere un figlio... voleva dire avere comunque un pochino di condizioni materiali minime che a Roma non avevo. Questa ragazza con chi poi mi sono sposato aveva una casa di vacanza, cioè i suoi genitori avevano una casa di vacanza in Casentino e quindi ci si trasferì in quella casa per il parto. Il Casentino è stato sicuramente un punto di partenza per Clet, una piccola realtà che gli ha dato i giusti tempi e i giusti spazi per poter lavorare proprio sul suo talento e sulle sue idee. E il Casentino comunque l'ha ispirata, quindi è stato un luogo in cui artisticamente si è potuto esprimere, ha trovato, diciamo, appunto una fonte di ispirazione, oppure meglio Firenze forse per il suo respiro più ampio? Ma sono due cose diverse. Il Casentino era un periodo molto di introspezione, in cui ho fatto dei lavori molto elaborati, di ricerca interiori, sui quali passavo tantissimo tempo, tanto il mercato non c'era, quindi tanto valeva fare le cose fino in fondo, ed era l'occasione di appunto di scavare, direi. Mentre invece Firenze, ovviamente non subito, però il confronto con l'urbanismo, con insomma, comunque una presenza internazionale, tanta gente, un caos. Poi da lì è nato questo lavoro sui cartelli stradali, che sarà stata la svolta, però l'uno comunque segue l'altro, insomma tutto, ogni cosa è figlio della situazione precedente. Il vivace quartiere San Niccolò, che da dentro lo studio sentiamo agitarsi di fuori, ci invita insieme all'artista a fare una passeggiata tra i suoi borghi e ad andare alla ricerca di qualche opera di Clet. Ci troviamo sotto una delle sue opere. Ci può spiegare che cosa rappresenta e perché, diciamo, quindi questo disegno? Questo qua di per sé direi è solo ironico, non è uno dei miei contenuti preferiti, è più per un gioco. Ora, tutti attraverso questo gioco comunque rappresentano una stessa protesta, che è quello di poter rimettere in questione le regole. Cioè, io considero che se l'individuo non ha la possibilità di difendersi con i suoi propri mezzi della legge, allora è come un animale a chi si richiede obbedienza e basta. Non è possibile che un essere umano accetti di essere obbediente di principio. E come le è venuto in mente di concentrarsi proprio su un oggetto come i cartelli stradali? Cioè, perché le danno il senso che siano proprio la legge scritta? Sì, cioè sì, il cartello stradale è il simbolo per eccellenza, il simbolo visivo, diciamo. Io sono un pittore, uno scultore, quindi il mio campo è la comunicazione visiva.
quindi al mio campo, il simbolo visivo dell'autorità, dell'autorità indiscussa, cioè tu devi far così, punto e basta, ed è proprio quello che io non riconosco. Ovviamente è simbolico, cioè nel senso che un cartello che ti fa capire questo in senso unico ha un'utilità che riconosco, e io non impedisco questa funzione, però critico quello che c'è a monte, il modo di fare. I cartelli di Klett non sono solo ironici. Come avete sentito, per l'artista, tutti combattono l'obbedienza incondizionata. Ma ci sono alcuni disegni che più di altri vogliono inviare dei veri e propri messaggi. Divieto che dà un pugno nella faccia di qualcuno, più precisamente vuole significare che un divieto, appunto un ordine, è come dare un pugno a qualcuno, se non è fisico è psicologico, e che la cosa può essere altrettanto dannosa. Ecco, per esempio. Cartelli, diciamo, le hanno dato poi anche il successo, cioè prima quindi di fare queste opere era un artista conosciuto, però comunque la sua fama, diciamo così, è esplosa con queste opere. Sì, certo. E quindi lei è conosciuta un po' come l'artista, certo, dei cartelli, certo. Ecco, questa è stata un po'... L'ironia è che, sì. La vera ironia è questa, prima ero un miserabile e poi si vede che l'ho azzeccata, insomma. Quando appunto crea un cartello, la ispira proprio il cartello stesso, cioè appunto come abbiamo visto di là il pesce, quindi nasce, sì, dalla freccia del senso unico. Quindi sì, è... sì, cerco di stare in stretto collegamento con l'oggetto stesso. Uno, per giustamente non rischiare di inquinare il suo contenuto originale, anzi semmai di esaltarlo, non di forzarlo, e due, perché questo è un modo di partenza per l'ispirazione, cioè bisogna anche attaccarsi a qualcosa per portare la riflessione. Qualche volta la cosa va in senso contrario, cioè ho un'idea, ho voglia di far passare un messaggio e cerco attraverso i cartelli il mezzo per. Il nostro artista vede la sua arte come una forma di spiritualità, perché per lui spirituale è tutto ciò che può far sentire l'uomo libero da ogni condizionamento, lontano però dalla dimensione religiosa e dalle regole che anche questa impone. E quindi mettere appunto delle figure religiose nei suoi cartelli, che cosa significa? È un modo per, da una parte, desacralizzarlo, cioè per esempio il Cristo sulla strada senza uscita è un omaggio al Cristo come personaggio, un riconoscimento di questa storia e anche delle qualità di questa storia, però una messa in discussione della religione stessa che vuole sacralizzarla, invece per me è una storia umana. La fama di Klett ha raggiunto anche l'altra parte del mondo e l'artista sarà invitato a breve negli Stati Uniti proprio per diffondere la sua arte. Intanto, sia in Italia che in tutta Europa, continua ad attaccare i suoi omini neri sui cartelli e a dare alla segnaletica stradale la sua impronta. Però, se da un lato c'è chi apprezza il suo lavoro, dall'altro c'è anche chi lo considera una violazione della legge. Sono molte le multe e i processi che Klett ha dovuto pagare ed affrontare per rispondere alle accuse di imbrattamento. Le sue opere sono considerate appunto arte o vandalismo? Ora, vandalismo mi sembra una cosa un pochino, cioè, difficile rivendicarlo. Ovviamente le multe che ho sono spesso delle multe per imbrattamento, però io mi chiedo come fa una persona che non ha competenze nell'argomento di comunicazione visiva a venire a dire a me che cos'è imbrattamento o no, semmai lo so io. Il vandalismo sarebbe un atto di distruzione, l'arte è un atto di costruzione. Ecco, io penso di costruire nel senso che offro delle alternative. Del resto, ci sono stati alcuni casi in cui sono state proprio le istituzioni a riconoscere il valore delle opere di Klett e a proporgli dei progetti per valorizzarle anche tra i più giovani. La prefettura di Parigi, quindi non qualsiasi ente, diciamo, mi ha proprio ingaggiato per dare delle lezioni in delle scuole, in dei licei parigini. Cioè mi ha pagato viaggio, alloggio, più corsi a Parigi centro, perché io presentassi il mio lavoro ai ragazzi con il concetto che i ragazzi non stanno attenti ai cartelli, invece attraverso il mio lavoro ci davano più importanza. Le istituzioni che lo supportano per lui sono coraggiose e soprattutto intelligenti, capaci di andare al di là della provocazione artistica e di sfruttare i suoi cartelli per un fine sociale e comunitario. Ironia della sorte, le sue opere nate per andare contro al potere e a tutti quelli che lo rappresentano sono diventate uno strumento dello stesso potere per trasmettere nuovi messaggi. Sono aperto alla costruzione, quindi non è. Se ora questo gesto sembra, cioè lo è, di ribellione, perché ci sono delle tappe da superare,
soprattutto in questo rapporto al potere, giustamente quando parlando dell'obbedienza. Poi una volta superato quelle tappe si può lavorare insieme. Con Clet torniamo per un attimo al suo studio e dopo questa bella chiacchierata insieme lo salutiamo dando un ultimo sguardo alle sue opere più stravaganti. Dopo aver incontrato Clet, faremo molta più attenzione ai suoi cartelli, sapendo di trovarci non solo di fronte alla segnaletica stradale, ma a delle vere e proprie opere d'arte.